mia nonna, che era chiamata Benita, era stata, tra virgolette, fortemente consigliata di stare in campagna fin dall'età di 6-7 anni, perché prima già la scuola elementare era già difficile farla, si arrivava alla seconda, terza elementare. E mia nonna, era giustamente fino all'età di 18 anni, era stata sempre in campagna per i nonni, e lei era originaria di Tersigno, un'area qui vicino, un comune vicino. E essendo una bella donna, all'epoca si era di d'uso, ognuno portava la sua dote, no? Cioè, guarda, io ho 10 ettari di terra, io ho 10 moggi. E mia nonna diceva: più mi dite così, io più vi rigetto, perché alla fine a me andare in campagna non mi interessa proprio. Alla fine, casualità, conobbe mio nonno, che era un metalmeccanico, che lui della terra proprio non sapeva nulla. E si sposarono, poi alla fine ebbero dei figli, e dopo che lei ovviamente era giunta a quasi 45-50 anni, mio nonno ricevette in eredità un pezzo di terra che lui non sapeva manco dov'era, ed era gestito da un colono. Era questo pezzo qua. E la nonna disse: vabbè, io non ci voglio andare dietro questo colono. E un giorno disse: portami a vedere questa terra. L'andarono a vedere, videro che questo colono, mia nonna, che era esperta, c'era stata una vita in campagna, disse: guarda, questo qua ti sta uccidendo il vigneto, digli che da domani se ne va. Mio nonno, giustamente basito, disse: ma che dici? C'è poi chi lo gestisce? Me lo vedo io. Da allora, amore, ovviamente, a prima vista con questo terreno, è ritornata in campagna ed è stata fino ai suoi 85 anni. Lei ogni giorno veniva col motorino in campagna a gestire, l'ho gestito solo lei. E poi da questa cosa viene trasmesso passione in primis a mio padre, che lui, pur avendo un'altra attività, per passione ha investito tutto quello che aveva nella parte agricola. E quindi da questo appezzamento abbiamo pian piano poi acquisito tutti i terreni limitrofi che sono i nostri. Portava con sé, con questo ciao, prende un secchio ovviamente di letame a destra e una a sinistra, perché tutto ciò che alla fine era la pulizia che faceva alle galline o diciamo così a maiale che teneva a casa, lo portava qui e faceva concimazione. L'eruzione del 44 qua? L'eruzione del 44 non ha colpito tantissimo quest'area, quindi colpì più che altro gli americani che erano qui in zona, e pensando che fossero i tedeschi che bombardassero, scappavano. Invece era il Vesuvio che stava eruttando. Lui è mio padre, Paolo. Buongiorno. Buongiorno.